Oggi siamo al primo collaudo praticamente di questo generatore di Van der Graaff fatto con un tubo di scarico da 32 mm, recuperato ovviamente, era da buttare, un elastico che vediamo qui nella parte superiore. All'interno il rullo superiore è di metallo, è ricavato da una guida per serramenti, quella delle serrande. Le spazzole sono fatte con quella superiore con una rete di quelle ad altoparlanti tagliate, quella inferiore uguale, che qui non si vede, se ne vede un pezzettino sotto la puleggia del motore. La puleggia inferiore è fatta praticamente con del teflon tipo questo, ok? Per collaudare, che siccome non ho ancora finito la valla, per vedere se in realtà mi si genera per davvero dell'elettricità statica qui sopra, ci ho collegato il mio elettroscopio che ho fatto un po' di tempo fa. L'illuminazione, nonostante tutte le mie modifiche, è ancora scarsa. Qui abbiamo la pila per alimentare il generatore di Van der Graaff, il motorino del generatore, e qui abbiamo questo filo che va qui alla mia presa di terra. Questa è proprio una presa di terra per davvero, di quelli lì con la buca, eccetera, eccetera. Quindi è affidabile. Adesso io attacco il motorino. Non so se avete notato che già le pagliuzze si sono praticamente divelte completamente dalla carica elettrostatica e non c'è ancora la palla del collettore che è ancora in fase di realizzazione. Ecco qua. Ho messo metà della palla. Ecco